ringraziando tutti i presenti per essere venuti a questa iniziativa. Nella parte riguardante l'argomento del giorno, cioè la raccolta differenziata, poi interverranno in maniera più specifica Biagio, il compagno Marino e Fabio. Io vorrei puntare la nostra attenzione sul perché quattro circoli, c'è anche il circolo di Cassano che però visto che è coinvolto nel ballottaggio, logicamente stanno cercando voti casa per casa, il perché questi quattro circoli hanno iniziato a presentare questo progetto contemporaneamente al gruppo di lavoro del TSA. La nostra attenzione verso un problema, che è quello appunto della raccolta differenziata, che affrontando ha fatto emergere, almeno a Corigliano, due problemi. Uno, la difficoltà del reperire i materiali, il contratto, i capitolati, le cifre esatte, è stata una cosa abbastanza difficoltosa. La seconda è, anche questo penso che poi approfondirà Biagio, i troppi buchi neri che ci sono in questo rapporto che c'è tra l'Ecoros e i comuni che rientrano nel suo servizio. Ci sarebbe da ragionare sulla discarica di Bucita, ci sarebbe da ragionare in futuro sulla discarica di Scalaceli, questo penso che invece ne parlerà approfonditamente Fabio, sulle proprietà di queste discariche, quindi anche sulla Bieco e sull'Ecoros stessa. E in generale è nostra volontà avere un ragionamento sui rifiuti in Calabria, nel Meridione, che senza ipocrisia, penso che gli addetti ai lavori non negheranno questo, è un settore che vede troppo interesse, troppo denaro e troppa poca chiarezza. Non è solo la Campania che fa l'esempio, ma purtroppo penso che anche la nostra regione, che tra l'altro è stata di nuovo, è entrata praticamente di nuovo in una fase di commissariamento. A noi un dipendente comunale che è vicino ci ha fatto vedere come sono ricominciate i conferimenti in discarica da parte del commissario straordinario Speranza, in qualche si chiama, esatto. Quindi noi vogliamo iniziare a ragionare su questo argomento, e iniziando questo ragionamento io devo fare due ringraziamenti ai Giovani Democratici e a Fini. Non ci accomuna molto, soprattutto con il secondo, però loro sono le uniche due forze politiche che hanno accolto oggi il nostro invito. E per l'ennesima volta, in ogni tentativo che stiamo facendo di parlare di questo argomento, troviamo sempre meno sponda su questa cosa. Notiamo, mi dispiace dirlo, avranno sicuramente le loro motivazioni, l'assenza della CGIL, notiamo l'assenza di tutti i dirigenti di partito, diciamo, maggiore, però non ce ne preoccupiamo, andiamo avanti e cercheremo di fare al meglio il nostro lavoro. Noi vogliamo, non è una guerra, non è un inizio di un'ostilità nei confronti delle colosse, è il voler capire per quale motivo a Corigliano si dichiarino che per esempio abbiamo già una raccolta differenziata al 25%, quando i dati dell'ARPA parlano del 12,5%, vogliamo capire quanto costa, vogliamo capire questo progetto che sta partendo, in cosa si compone, cosa ci guadagneranno i cittadini. Vogliamo capire per esempio perché non si fa come in molte città di iniziare questo tipo di lavoro attraverso un quartiere campione, e quindi non partire solo dalla carta ma partire da tutto, quindi fare una cosa più complessa, anche perché se non sbaglio a fine di quest'anno scatteranno le sanzioni legate al raggiungimento del 65%. Tra l'altro, il mancato raggiungimento di queste percentuali, pur minime, che mi pare che per il primo anno del 35%, giusto, prevede un regime sanzionatorio per la società che ha vinto l'appalto, cioè l'Ecoros, di 5.000 euro per punto percentuale, quindi praticamente 50.000 euro l'anno, a fronte di un contratto complessivo che è di circa 12-14 milioni di euro. Quindi capire anche il perché, perché sappiamo benissimo tutti quelli che fanno politica a Corigliano sanno benissimo che questo tipo di contratto è stato attenzionato nel momento in cui c'è stato lo scioglimento del nostro comune per le nuove ragioni, le nuove vicende. Questo progetto che noi abbiamo presentato, devo prendere le copie che ho in macchina, è un'idea consegnata al PSA, uno schema, una base, ispirato molto a quello che si fa nel comune di Salerno, sono stimati.
sono suggerimenti, modi di procedere. Per una volta ci siamo sentiti di dover dire alla nostra comunità perché accontentarci delle briciole. Pensiamo in grande, cerchiamo di fare una cosa che il primo impatto positivo sarà per le tasche dei cittadini, perché non dobbiamo dimenticare che tutti i costi che saranno legati alle tasse, alle imposte comunali, il commissario, il comune, nel nostro comune saranno portati sicuramente al massimo. Questo non è un altro dei tanti costi che stiamo pagando da un anno e mezzo a questa parte. Quindi noi stiamo proponendo questo progetto. Ci sarebbe piaciuto, ripeto, avere a fianco tutti gli altri soggetti politici della nostra città. Io, ribadendo i nostri ringraziamenti a FLI e ai Giovani Democratici, passo la parola a Biagio Frasca. A questo progetto è stato fatto anche in collaborazione con Agorà, che è un'associazione che opera in questo campo. E quindi adesso loro parleranno più tecnicamente della questione. Io vi ringrazio di nuovo e buona serata. Sì. Io vi chiedo scusa, ma c'è un po' l'audio. Allora, io sarò un po' la guida in una sorta di viaggio infernale che a mio riguardo caratterizza un po' la Calabria e la problematica della gestione dei rifiuti solidi urbani. Voglio dire subito che ancora prima di occuparci di gestione dei rifiuti solidi urbani, in questo momento, e questo forse era l'invito maggiore che volevamo fare a tutte le forze politiche, associazioni e quant'altro, era di riuscire a coniugare, a contestualizzare le parole sinistra, ecologia e libertà in giustizia sociale, ecologia e legalità, e queste tre parole sono fortemente legate a quello che è il problema della gestione dei rifiuti solidi urbani. La direttiva europea 99/31 CE e l'articolo 205 del decreto legislativo numero 152/06 impone che ogni ambito territoriale ottimale, quindi comuni, assicurino una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle percentuali minime di 65% entro il 31 dicembre del 2012. Allora, io non so se a livello legislativo un bando presentato dall'ente unico appaltante dove dice partiamo dal 25% di raccolta differenziata a Corigliano. Già questo elemento è molto discutibile, visto che i dati ARPACAL del 2009 dichiarano che Corigliano Calabro si trova a come percentuale il 13,62. Ora, noi sappiamo benissimo dal 2009 al 2011 quello che è stato l'attenzione a questa problematica nel nostro territorio. Sicuramente non è stata un'attenzione virtuosa, quindi che si sia passato dal 2009, dati ARPACAL 13,68, a dati di questo ente unico appaltante che non sappiamo chi ha comunicato a questo ente unico appaltante, in quanto interrogando l'ufficio ambiente di Corigliano, l'ufficio ambiente di Corigliano ci ha detto che è stato per niente interpellato per questo bando. Allora, chi è stato interpellato per questo bando? Dicevo, quindi questo 25% è già di per sé discutibile, ma nel bando dell'ente unico appaltante ci dice l'obiettivo che il gestore deve raggiungere a Corigliano è che si aumenti del 10% l'anno la percentuale di raccolta differenziata. Quindi, ammettendo pure che questo 25% sia, in grazia di Dio, come dato, entro il 2012, 31 dicembre 2012, l'ente unico appaltante chiede al comune di Corigliano di arrivare al 35% di raccolta differenziata. Ora, io non so se legalmente questo è possibile e lo verificheremo. Fatto sta che a me mi sa tanto di una sconfitta in partenza. Io vorrei anche il dato politico. Allora, la Germania prende questa direttiva dell'Unione Europea a cuore e arriva al 68%. L'Olanda al 68%, l'Austria al 65%, già nel 2011.
L'Italia si inchioda al 48%, nonostante il più grande presidente del Consiglio degli ultimi 150 anni. Ma i dati diventano ancora più tristemente interessanti, ma emblematici di un'Italia a due velocità se si fraziona questo dato nelle diverse aree geopolitiche. Nord-est dell'Italia 68%, nord-ovest dell'Italia 62%, centro Italia 34%, forse la discarica di Malagrotta poi potrebbe giustificare questo elemento, sud 25%. Attenzione, se non fosse per la Puglia, e non vogliamo essere faziosi, ma sì, no. Andiamo ai dati della Calabria, che sono ancora più interessanti. Calabria 18%, Cosenza 15%, Corigliano Calabro, l'ho detto prima. Dati APAC al 2009, 13,68%, probabilmente il valore è sceso di molto, non che si arriva al 25%. Allora, perché non riusciamo a differenziarci? E questo è quello che oggi dovremmo capire. Noi stiamo cercando di evidenziare alcuni problemi. Il video che ora vedrete non dice... quello che dice va un po' interpretato, ecco. Può dire tutto e può non dire niente questo video che vedremo, ma io credo che sia molto importante per tanti collegamenti che nel corso di questo incontro... Io quello che so di sicuro è che non sta a noi accertare se questo quadro può riguardare il nostro comune, il comune di Corigliano Calabro, ma ci devono, o il comune di Rossano, ma ci devono dare elementi chiari, risposte chiare che ci facciano pensare tutt'altro. Perché? Se nel comune di Corigliano arriviamo che tra il 2006 e il 2008 si lavora per un progetto di raccolta differenziata porta a porta, e questo progetto, ecco il titolo, ecco il porta a porta, 13 marzo 2008, questo progetto con la nuova amministrazione, che è la stessa sciolta per infiltrazione mafiosa, questo progetto viene accantonato, abbandonato, chiuso in un armadio, e le voci non nostre, ma mi collego ad Alberto e alle parole della CGIL, scusate, se vuoi girare. In Calabria, se vedete quello sottolineato, in Calabria c'è un articolo della CGIL del 2011, in Calabria c'è da recuperare un ritardo di oltre 15 anni, stessa cosa emergenza per 15 anni come a Napoli, nel corso dei quali le varie gestioni commissariali hanno prodotto soluzioni di carattere emergenziale, ma non anche risposte strutturali e strategiche. E invece la precedente amministrazione comunale sembrava che lavorasse per rendere impossibile ogni forma di differenziazione, laddove nel passato erano stati collocati in un unico comparto più cassonetti, utili a raccogliere i rifiuti precedentemente selezionati. Con l'avvento dell'amministrazione strafaccia, i cassonetti sono stati allontanati e separati. Ora, chi si riempie la macchina di rifiuti selezionati si deve recare in almeno due o tre postazioni prima di svuotare il tutto. La stessa amministrazione strafaccia ha rifiutato il cofinanziamento regionale di 70.000 euro. Questo 2008, ma attenzione, il documento, documenti pubblici, ci dicono che dal 2009 al 2010 comuni di Rossano, Corigliano e Calopezzati hanno mandato indietro ben 2 milioni di euro per la raccolta differenziata. Allora ditemi voi se non viene il sospetto che ci sia forse qualche... se noi non abbiamo il diritto di nutrire dei sospetti. Altri elementi, purtroppo insomma non possiamo fornirli. Ora passerei, diciamo, a questa prima fase che fa nutrire dei dubbi che, ripeto, abbiamo ritrovato nel 2011
con il bando della stazione unica appaltante. Quel bando lì non ci è sembrato che volesse rilanciare la raccolta differenziata porta a porta. E l'amministrazione commissariale, che ha conoscenza di tutta la questione riguardante Corigliano, avrebbe dovuto forse dare una risposta diversa, ha invece stipulato un nuovo contratto con la nuova ditta, che sostanzialmente ripropone le richieste del bando pubblico, quindi raccolta differenziata al 35%. Quindi nei 3 anni l'unica azione virtuosa è il porta a porta della carta, in 3 anni, non stiamo parlando del primo anno, in 3 anni l'unica azione virtuosa di questo progetto che noi abbiamo letto è la raccolta differenziata della carta, cioè del 7, qualora andasse nella migliore delle ipotesi, un incremento del 7% di raccolta differenziata. Io mi chiedo, una cosa più stupida del mondo, ma invece di raccogliere la carta non potevano venire a raccogliere l'umido e avremmo riciclato solo così il 65-70% della raccolta differenziata, visto che devono venire casa per casa a raccogliere qualcosa? Sono tante le cose che non ci convincono, è che, ma questo giustamente ogni azienda farà i suoi conti, e giustamente alla fine può dire, come diciamo da Dario Corigliano, ho attaccato l'asino dove ha voluto il padrone, perché capire come un mondo che ti sta chiedendo di andare verso la raccolta differenziata porta a porta, perché è l'unico modo per raggiungere certe cifre, non esistono altri, invece in nel nostro territorio questa ditta investe su ben 2 discariche. E sulla questione di Scalacelli, forse, una è quella di Bucita, l'altra è quella di Scalacelli, sempre Bieco SRL. Allora ci chiediamo, se voi aveste un concessionario di macchine, cosa fareste? Cerchereste di promuovere gli autobus o di vendere le macchine, e in questo caso promuovere le discariche? Sono dubbi stupidi, sciocchi forse, però che noi vogliamo porre, e vogliamo chiedere, se è possibile, che ci sia un tavolo serio tra comune ed enti gestori che si occupano di raccolta differenziata, per riuscire a capire se riusciamo invece a dare un taglio differente alla gestione dei rifiuti. Ora passo la parola al segretario del Circolo 6 di Paolo Pezzali per illustrare il documento che noi abbiamo proposto come 4 circoli del PSA al PSA della Sibarina. Innanzitutto ringrazio tutti veramente per la vostra presenza qua in questa sede a discutere di queste cose che sono delle cose importanti. Poi una giornata di sole bellissima. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a far diventare questa proposta una proposta, diciamo, di gran lunga migliore rispetto a quella partita che avevo pensato, e spero che la cabina di regia, in particolare il suo presidente, che è il sindaco Antoniotti, avrà la sensibilità di confrontarsi con noi, e che certamente questa non rappresenta la migliore proposta possibile. Noi non crediamo che abbiamo presentato, io credo che abbiamo presentato questa proposta con l'idea che sia una girella, no? Però un confronto rispetto a questa cosa secondo me sarebbe opportuno, visto se non altro l'importanza che riveste. Quanto riguarda la nostra proposta, noi ci siamo limitati a renderla generica per operativa, però le indicazioni le abbiamo date tutte, per esempio le abbiamo date sui consorzi di filiera, perché senza i consorzi di filiera, come sanno anche gli amici di Castrovilla, giusto? Difficilmente si riesce a fare la differenziata senza avere dei rapporti con loro. E avere dei rapporti con loro è molto difficile. Per esempio, nel comune di Colopensati, se io voglio fare la raccolta differenziata, è difficilissimo avere dei rapporti con più in generale con i consorzi di filiera, perché questi vengono solo ed esclusivamente a prendere questo riciclato a patto che ci siano delle determinate quantità. Perché, per esempio, nel comune di Colopensati, per quelle che produce il comune, pensati non verrebbero mai. Per questo la proposta del PSA, perché il PSA della Sibaritide va a prendere una mole di gente che è pari a 5.000 abitanti. Allora, su una roba del genere il CONAI si muoverebbe anche di notte e probabilmente anche scanse. Poi si illustra come
diciamo meno così, noi lo proponiamo, la raccolta del convenimento, quindi come viene attuata la raccolta, con che modalità e come avviene anche il deposito dopo la raccolta di questi materiali. E poi diciamo, noi puntiamo molto sulla campagna di comunicazione e di informazione ambientale, cioè diamo anche delle dritte a chi vuol fare una cosa del genere su come deve fare comunicazione. E io... L'elaborazione, quindi in realtà spiega in un territorio con esigenze diverse come il nostro, come può essere elaborato un piano del genere, perché è evidente che la raccolta differenziata che si fa a Conegliano ha esigenze tantino diverse da quella che si farà a Rossano e profondamente diverse da quella che si farà a Colorzate. Quindi qui si entra nel vivo un poco della progettualità di questa cosa e poi la verifica. Cioè noi illustriamo anche il modo come si può poi verificare il buon funzionamento di questo progetto. E poi diciamo... Dopo queste due ultime considerazioni parliamo proprio della progettazione di questo servizio. Quindi vengono illustrati gli obiettivi da raggiungere e soprattutto i benefici che questo può portare. E poi parliamo di compostaggio domestico, di utenze domestiche, di utenze non domestiche, perché è evidente che una famiglia può fare un certo tipo di raccolta differenziata, però un'azienda ne servirà un'altra. Quindi abbiamo distinto anche i diversi tipi di utenza a cui poi poter diciamo, proporre questo tipo di servizio. E poi abbiamo dedicato un'area, per la verità la più incompleta di questo lavoro, io la definirei la più scarna, ai costi, alla stima dei costi e inoltre alla previsione economica del nuovo servizio. Questo purtroppo non è da attribuire ad una nostra responsabilità, ma questa è da attribuire ad una enormità, fatemela passare così, l'enormità di una ditta pubblica o privata, nel nostro caso privata, che ha un sito web, che fa un tipo di lavoro che volenti e nolenti viene pagato con i soldi pubblici e che solo ed esclusivamente nel nostro territorio, no, e più generale al sud, non si pone il problema di pubblicare tutti, e dico tutti, i dati su internet relativi non solo alla discarica che fa, ma alle convenzioni che firma con gli enti pubblici, ai bilanci e quant'altro. Poi abbiamo parlato appunto di questa idea innovativa che è nata proprio da qua, da Corigliano, la struttura per il recupero dei materiali sul territorio del PSA, perché diciamo, come per esempio gli amici di Castrovira di Sanno, il riciclato viene raccolto, poi arriva la filiera, prende questa roba e la porta chissà dove e convenisce ai comuni una quota di denaro. Allora qui invece si cerca di migliorare questa cosa, incentivando privati ad creare delle strutture che possono qui sul territorio creare ulteriore occupazione lavorando questi materiali per riciclando il logo. Io qui a voi, amici di Corigliano, voglio dire le stesse cose che ho detto a Colorzate nella giornata da spot, cioè noi lo condividiamo questo PSA, siamo d'accordo sul fatto che avere la limitare dei costi e soprattutto uniformare il territorio, però non siamo assolutamente d'accordo sul fatto che questo PSA è andato due anni e mezzo non si è sbagliato proprio nulla. Si chiederà a fine mese il rinvio, la proroga, perché bisognava presentarlo finito a giugno. E non siamo nemmeno nella fase preliminare, quindi io spero che su questa cosa si diano una regolata, perché se no sarà un altro treno diciamo, che si perderà per questo territorio. Sì. A Colomezzati i sindaci del Bassoiano hanno detto una cosa al nostro consiglio regionale: quest'estate faranno in modo che si creerà l'emergenza, si creerà qui nel nostro territorio un volume di condizioni attibile e magari questo aiuterà a far aprire quella discarica e magari anche qualcun'altra. Allora, la nostra proposta speriamo sia diciamo, oggetto di una lungimirante attenzione da parte della cabina di regia
e speriamo che riusciamo a portare l'attuale modello di gestione dei rifiuti, che è di tipo novecentesca, ad una gestione dei rifiuti che è un po' più proiettata nel futuro. Vi ringrazio. E tutti i circoli del set, e questo è un fatto positivo perché ormai le grosse problematiche, una di queste è quella dei rifiuti, vanno gestite insieme, tant'è che noi, mi ricordo quando la Sinaite venne licenziata, venne dismessa da parte dei comuni perché era una società imposta dall'ufficio del commissario. La nostra idea era quella di fare un consorzio di comuni che andasse da Trebisaccia a Cariati per completare il ciclo dei rifiuti, cioè per fare in modo che dalla raccolta si passasse alla raccolta in totale, alla raccolta differenziata e il riciclaggio e il conferimento poi ai consorzi di Friuli che sono quelli del Nord. Purtroppo questo tentativo poi venne stoppato perché poi io mi dimisi, l'amministrazione di Barreto non fu rinnovata, vinse l'amministrazione di destra con delle idee un po' diverse. Nel bando di gara c'è un capitolato che poi, se vince la ditta X, o vince la ditta Y, o vince la ditta Z, l'amministrazione deve essere brava a farlo rispettare, ponendo anche delle penalità. Quindi direi che questo fatto va sottolineato, perché noi possiamo essere arrabbiati con la ditta che non svolge il lavoro, però dalla nostra parte abbiamo un capitolato che può mettere la ditta in condizione di rispettare le regole che ha controfirmato per arrivare al raggiungimento dei risultati. E io certamente non entrerò nei dettagli perché la proposta elaborata dai vari circoli a cui io ho collaborato solo in minimissima parte, cioè il mio lavoro è stato quello di portare questa proposta, inviarla per email e protocollarla al comune di Rossano insieme alla compagna Solina, quindi non ci ho messo nessuna fatica, ma naturalmente condivido tutto quello che c'è scritto e in parte devo dire che nell'epoca in cui ho svolto la funzione di assessore qualche cosa di quello che è contenuto qua era stato già cominciato a fare. Direi che nella proposta in linea generale ci sono dei concetti da sottolineare. Il primo l'ho appena accennato, cioè il principio della corresponsabilità. Per corresponsabilità si intende che le amministrazioni devono sottolineare che il problema della raccolta dei rifiuti è uno dei problemi essenziali della popolazione e che le amministrazioni ne sono totalmente responsabili. Quindi questo è un primo principio. Il secondo principio è quello, che è contenuto sempre in questa proposta ed è importante, quello della conoscenza, come avete fatto voi stasera, cioè quello di portare a un pubblico un po' più ampio quali sono le metodiche per arrivare a dei risultati. E questo voi lo spiegate molto bene. E quindi noi rischiamo di non lasciare il mondo così come l'abbiamo trovato. Quindi dobbiamo considerare i territori e le società che vivono sui territori come entità giuridiche, qua vedo che c'è anche un avvocato che mi può correggere, cioè l'ambiente deve essere un soggetto giuridico, cioè deve essere destinatario di diritti e in tal senso ci vuole una legislazione più forte, più incisiva per coloro che deturpano l'ambiente o per coloro che creano dei danni ambientali, se noi consideriamo l'ambiente non più come qualcosa di inerte,
come qualcosa di mutabile o come qualcosa di non vulnerabile, ma se noi lo consideriamo come soggetto giuridico destinatario di diritto. Quindi deturpare l'ambiente significa ledere il diritto dell'ambiente e quindi più in generale ledere i diritti di tutti. Ecco, se noi ci soffermiamo su questi concetti, io penso che le vere rivoluzioni poi tutto sommato non sono le rivoluzioni di quelle che fanno il capo popolo che gridano, che se la prendono col governo, che se la prendono con le amministrazioni, che dicono tutto di più di questo momento, ma le vere rivoluzioni sono le rivoluzioni culturali, cioè sono quelle che modificano i nostri atteggiamenti in relazione alle problematiche che di volta in volta si presentano presso l'umanità. Quindi grazie ancora a tutti voi per il lavoro. Ed è proprio quello il problema. Qui potete vedere un estratto dove dice: attualmente la raccolta differenziata raggiunge il 25%, la appaltatrice dovrà assumere l'impegno di incrementare tale percentuale del 10% annuo. Nel caso di mancato raggiungimento di tale obiettivo, all'appaltatrice sarà applicata una penale di 5.000 euro per ogni punto percentuale non conseguito rispetto all'obiettivo prefissato. Allora, studiando il rapporto, il documento presentato, e questo l'abbiamo fatto, della Ecolos al comune di Conigliano, si evince che con gli strumenti messi in campo, dove ripeto l'unica azione veramente virtuosa è la raccolta differenziata porta a porta della carta, solo della carta, noi riusciremo a raggiungere al massimo nei 3 anni un 35%, ma deve andare tutto in maniera veramente alla grande, voglio dire. Quindi chiaramente è già dal capitolato che nascono fortissimi dubbi. Passo la parola al segretario. Io brevemente, anzitutto ringrazio i circoli di Rossano, Corigliano, Piano Pezzardi e Cassano Loioni che hanno dato vita a questa riunione. Ringrazio soprattutto anche l'ufficio dell'ambiente di Castrovillo, siamo onorati di averti qui stasera per l'esperienza che hanno maturato. Io la mia breve riflessione non è quella di segretario provinciale, assolutamente no, ma quella consumata in procedure come sindaco di Amendolato di 10 anni e per essere stato uno dei primi, grazie ai fondi regionali, ad aver dato l'avvio alla raccolta differenziata porta a porta. Devo anche dire che, questo lo voglio dire ai miei amici di Cavo Pezzati e di Corigliano, devo anche dire che la gente è pronta a questo discorso. C'è un... guardate, la più grande gratificazione che ho avuto come sindaco proprio è tastando la realtà, la risposta degli anziani, positiva degli anziani, che senza offrire loro contenitori, perché chiaramente poi le spese dei comuni sono quelle che sono, che chiaramente mettevano da parte la plastica in una busta, mettevano il vetro in un'altra parte, mettevano altre cose, il cartone in un altro modo. C'è una tendenza, considerato anche che siamo stati in un periodo fortunato, perché in India hanno fatto un'azione estremamente positiva per i fatti di Napoli, no? Ogni sera, ogni giorno bastava accendere la televisione che c'era questo problema. Quali sono i problemi? Perché Amendolara si è fermata al 27-28-29% rispetto al 2-3% quando siamo partiti? La vera raccolta del mondo, perché la vera raccolta
colpa del nucleo, presuppone la posta del problema. Se noi avessimo attuato, o se il mio amico Marino, quando era assessore all'ambiente al Rossano, avesse attuato la politica delle buste propilene nelle case, noi non saremmo al 27%, ma saremmo al 70%, così come sono i paesi del centro-nord. La Lenghip è tutto questo, solo che perché non abbiamo attuato le buste di propilene? Punto interrogativo. Se era così facile, qualcuno mi dirà. Il problema è un altro, che la società che raccoglieva l'umido e la raccolta differenziata imposta dalla regione Calabria, la simpatia. Qual è il discorso al mondo? Parliamoci. Primo, non aveva nessun interesse a che si facesse la raccolta differenziata, perché più umido si porta in discarica e più i costi sono, in un certo senso, e quindi i ricavi sono in un certo senso. Secondo, se tu portavi le buste propilene, è capitato a Montegiordano, che è stato il secondo paese che ha seguito l'impostazione di Montegiordano, se portavi le buste di propilene non te le accettavano, perché non avevano le stazioni idonee per differenziare l'umido vero delle buste propilene con il secco e con altre cose. Ecco perché allora segniamo e marchiamo il passo al 27%, 30%, 28%. E un'ultima cosa che vi dico come consigliere provinciale: noi abbiamo elaborato un piano provinciale dei rifiuti, realizzato dalla scuola agraria di Monza. È un piano provinciale che purtroppo non possiamo mandare avanti per il commissariato, ma vi posso offrire copie perché può essere di ausilio a queste cose che dite stasera. Ringraziamo il segretario anche per le criticità che sicuramente ci aiutano più dei complimenti per sviluppare meglio il lavoro. Voleva fare un appunto il segretario. No, due precisazioni. Le difficoltà che il segretario provinciale ha parlato con il PSA, noi le stiamo riscontrando e continuiamo in pieno. L'esempio lampante sulla difficoltà di far dialogare questi comuni e l'ospedale della Savarini. Mario sa benissimo come non si gli accordi presi il venerdì sera e il sabato sera erano già stati carta straccia, quindi quella è una difficoltà che siamo ben consci, però per noi è importante, come hai detto tu, comunque dare la traccia. Poi parlo per il comune di Corigliano, noi questo piano, oltre che proporlo naturalmente al nostro partito a livello provinciale, lo porteremo anche quando e se mai ci sarà un tavolo interpartitico come parte del programma elettorale, che deve essere una delle questioni imprescindibili. Poi la difficoltà sta nel comune di Rossano e nei rapporti con le grosso, come dicevo prima, perché il grosso nodo, secondo me, ma l'hai detto anche tu, è il fatto che si guadagna troppo dall'apertura dal tenere aperto le discariche. Quello penso che sia Allora, io adesso passo la parola ai tecnici che gentilmente, veramente con grande spirito di solidarietà, sono venuti qui a darci man forte. Io penso che oltre alla denuncia del problema, che penso sia stata abbastanza sviluppata, c'è bisogno anche della proposta, che è stata anch'essa sviluppata con questo documento, ma poi c'è bisogno di testimonianze che ci dicono che si può fare in un altro modo, che non è così complicato come potrebbe sembrare. Quindi chiedo al responsabile, all'ingegnere russo della Fermatec e al dottor Bianchimani dell'ufficio ambiente, responsabile dell'ufficio ambiente di Castrovillari, per la quale mi sembra lavora anche la Fermatec, quindi potreste essere veramente in sinergia ora a questo tavolo, prego di venire qui a esporci questo che sembrerebbe un po' anche per noi il libro dei sogni. Buonasera a tutti, io sono Francesco.
ambiente istituzionale nel comune, ma sono contento e felice di essere insieme ai circoli di sede dove tanti amici ritrovano e ci sono da tanti anni per i miei trascorsi anche, quindi sono contento per due volte, prima per dare un contributo, speriamo che possa esservi utile, e dopo anche per essere insieme a voi per le battaglie che SEL fa anche su queste questioni ambientali. Questo è un lavoro fatto a più mani, come vedete c'è l'ingegnere russo Raffaele che, come vedrete dopo alcune slide sul territorio del Pollino, è uno degli artefici dei risultati sulla differenziata, diciamo uno dei maggiori risultati ottenuti nella Calabria nell'area del Pollino, quindi vedrete i dati, e dopo ci sono la dottoressa Fortunata e la dottoressa Imbrogna che sono dei comunicatori ambientali esperti in comunicazione ambientale. Questo è importante, voglio dirvi una cosa, chi inizia a progettare un sistema di raccolta differenziata deve conoscere il territorio. L'ingegnere russo ha camminato tutti i giorni insieme agli altri tecnici costruire a piedi, a conoscere utenza per utenza, famiglia per famiglia, impresa per impresa. Quindi bisogna conoscere, diciamo, il proprio territorio, bisogna conoscere il numero delle utenze, bisogna conoscere quanti condomini ci sono e quindi costruire il catasto delle utenze. Quindi abbiamo fatto questa operazione, abbiamo iniziato con due modalità, abbiamo fatto il porta a porta per tutto il centro abitato della città e nelle zone rurali periferiche dove la densità abitativa è un po' più bassa abbiamo utilizzato i cosiddetti fondi di prossimità collocando dei bidoncini diciamo che servivano, sono a servizio di un certo numero di famiglie, in particolare da 6 ad 8 famiglie, quindi anche diciamo postazioni abbastanza piccole. Allora, vi voglio dire che da ottobre 2010 abbiamo organizzato questo sistema di porta a porta passando, diciamo, partendo da alcuni quartieri, quindi abbiamo iniziato il servizio quartiere per quartiere in modo graduale, perché diciamo che coloro i quali, alcune amministrazioni per esempio, hanno deciso sulla voglia dell'entusiasmo di fare la raccolta porta a porta, di alzarsi la mattina, dopo aver fatto un manifesto pubblico, di dire dalla mare parte la raccolta differenziata e hanno tolto tutti i cassonetti. Beh, questo sindaco è stato buttato alla finestra, diciamo, dopo, perché nessuno sapeva niente, nessuno aveva le rifiute, non c'era informazione, quindi il messaggio, la comunicazione non c'era stata, per questo per cui abbiamo deciso, alla luce anche dell'esperienza nazionale, perché non ci siamo inventati niente, io sottoscritto si occupa dell'ambiente da circa 30 anni, per cui prima di iniziare in questa scommessa ha girato diverse esperienze, conosce anche gli amici della scuola Grandi Monzi di cui la provincia ha spiegato, diciamo, la redazione della provincia, conosce le migliori, le situazioni più virtuose esistenti in Italia. Non per ultimo anche quello di Salerno, dove il nostro ingegnere russo è uno che, con cui ha collaborato, per cui anche quelle esperienze è conosciuta bene. Per cui prima di iniziare a lavorare su questo, sulle modalità e sul sistema, bisogna conoscere le esperienze italiane. Non bisogna inventarsi niente, però bisogna conoscere quello che succede in Italia, se no ovviamente facciamo buco dell'acqua. Quindi abbiamo deciso di utilizzare queste frequenze di raccolta, come vi dicevo, in modo graduale, partendo da alcuni quartieri, all'inizio abbiamo iniziato con un quartiere pilota, utilizzando i fondi europei. Allora, su questo problema dei fondi europei voglio dire una cosa, che noi siamo stati uno dei pochi comuni che le ha utilizzate al meglio. L'abbiamo fatto in proprio, non ci siamo affidati ad esterni, abbiamo fatto la progettazione interna e abbiamo fatto il primo finanziamento, se vi ricordate, nel 2008, in cui abbiamo finanziato la raccolta porta a porta in un quartiere formato da 600 famiglie, l'abbiamo scelto e abbiamo iniziato la sperimentazione, abbiamo fatto l'informazione, abbiamo comprato tutti i kit prima, i kit formati da consegnare alle famiglie, quindi diversi bidoncini di diversi colori per una diversa funzione. Come vedete, nelle zone di prossimità, in campagna abbiamo deciso di non prendere l'umido, perché abbiamo imposto open legis a tutti quanti che l'umido doveva essere fatto con il compostaggio domestico, perché se uno sta in campagna, c'è il terreno, non si può permettere l'uso di portarli di giù da me, quindi deve fare il compostaggio domestico, a cui a questa utenza abbiamo riconosciuto uno sconto del 30%, però non prendiamo l'umido in queste zone.
Quelli invece del centro abitato, ecco, abbiamo aderito alla rete italiana dei compostatori domestici e siamo una delle città dove per percentuale di famiglie che utilizzano questo sistema dell'autocompostaggio, diciamo che siamo arrivati a 1400 famiglie, che sono più del 15% delle famiglie che fanno il compostaggio domestico. Questo ha comportato una riduzione alla fonte di alle famiglie invece che nel centro abitato hanno un giardino, che posseggono un giardino, diamo lo sconto del 20% alla tassa. Questi sconti derivano dal finanziamento che Castroville ha preso dai fondi europei, dal fondo FEST, l'ultimo, di 900.000 euro. Quindi diciamo questo sistema è un sistema molto rigido, però è un sistema che offre, che garantisce maggiori risultati. Cioè, il sistema porta a porta garantisce maggiori risultati. Questo è evidente. Con i sistemi stradali, tutti i sistemi stradali di raccolta dei rifiuti non vanno oltre il 20%. Chi vi dice che supera il 20% imbroglia. Allora, per dire, noi accogliamo come protocollo di progetto, abbiamo e sono previsti solo questi cassonetti di prossimità presso gli esercizi pubblici e solo il porta a porta, solo la carta per il porta a porta. Oltretutto l'organico, il cassonetto nero, marrone, se vedete in giro, è scomparso. Ci hanno detto che forse c'è qualche problema, non so quale macchinario, comunque quello che rappresenterebbe la fetta più grossa anche di quell'esiguo intervento non è partito. Stando a quello che dice lei, a quello che dici tu, da questa progettualità anche a livello triennale, che prevede solo e soltanto questo, è possibile superare il 25-30%? Allora, per quanto, mi permetto di dire, per quanto riguarda lo standard della raccolta differenziata, sia in Italia ma nel mondo, con il, la raccolta porta a porta spinta, quindi significa servire gli utenti a domicilio, le utenze domestiche, le utenze commerciali, separando soltanto il secco, quindi non separando la frazione organica, non si supera il 30% di raccolta differenziata, ma nel migliore dei modi, soprattutto con porta a porta. Se poi passiamo con il sistema stradale, questo valore di percentuale diminuisce, tenendo conto che nel caso proprio ottimale, quando la separazione di tutte le tipologie di rifiuti è effettuata porta a porta, è possibile raggiungere un 35%, ma 35-40% di secco più il 38% della frazione organica, perché la frazione organica nel complesso di tutte le tipologie di rifiuti occupa una percentuale di un posto che va dal 30-38%. Questi sono dati statistici che trovate in qualsiasi libro di letteratura tecnica o quindi quando uno fa un sistema di raccolta differenziata porta a porta, se fa soltanto la separazione del secco non può raggiungere, o meglio, la consuetudine dice che non è possibile raggiungere questi risultati, soprattutto in termini di qualità, perché se noi dobbiamo fare anche un'altra differenza, quando parliamo di raccolta differenziata, di queste benedette percentuali, sono percentuali di raccolta, non percentuali di recupero. Il recupero viene poi quando all'impianto di selezione c'è un'ulteriore vagliatura del materiale e quella è poi la vera percentuale di raccolta differenziata. Qui non è nient'altro che una separazione dei rifiuti a monte da parte dei cittadini. Quindi questi valori sono valori. Quindi tu ci stai dicendo più o meno sostanzialmente che se proprio tutto va bene e già parte male, perché ripeto, questa cosa di organico non è partita, possiamo arrivare al 35% in 3 anni, sostanzialmente. Ma proprio se tutto grande successo. Allora, e dopo, questo è il, diciamo un confronto, dopo se lo volete, un confronto tra i diversi comuni, vedete, come dicevo molto, la maggior parte dei comuni che hanno una performance positiva, una percentuale che va dal 65% di Saracena, firme il 55%, lungo, arco famoso, sono, devo dirlo, ma non perché voglio fare la batteria, sono i risultati dell'ingegnere russo che, quale esperto ambientale della materia, è il consulente di questi comuni, dove ha progettato i sistemi. Allora, lo dico per rimanere un fatto. Una nota è anche che
questo è fondamentale. Ecco, questo è il 2011 e questo è il risultato finale del 58-19% al dicembre 2011. Questo è il risultato in calato delle dimensioni della nostra città, è uno dei risultati migliori. Ovviamente adesso bisogna lavorare per consolidarlo, è un risultato che noi speriamo di arrivare al 65% del fatto dell'anno, ma ci si arriva soltanto con le cose, nonostante le criticità, non fanno si vede. Facciamo. Allora, do la parola a... rispetto agli interventi che ci sono stati, in modo da, diciamo, dare anche il mio contributo personale alla discussione. Innanzitutto si è parlato di questo benedetto limite del 65% che l'Europa con la sua direttiva ci impone nel raggiungere come raccolta differenziata, però noi l'abbiamo recepita in Italia, l'abbiamo recepita col decreto legislativo 152/2006. E precisamente all'articolo 205, come diceva Biagio. Però vi voglio aggiungere che quello stesso articolo prevede una sanzione per quanto riguarda chi non raggiunge questi limiti di raccolta differenziata. E questo limite è un addizionale del 20% sulla tassa dei rifiuti. Cioè chi non raggiunge il 65% avrà un aumento del 20%. E che probabilmente tutti i comuni d'Italia pagano. In Calabria non la pagano perché è competenza della regione emanare questa sanzione che ancora non ha né deciso come e quando e perché. Quindi questo è il problema del perché nessuno, diciamo, dà tanto peso al problema del raggiungere questi risultati. Per quanto riguarda il discorso della locale di Corigliano che ha appaltato il servizio di raccolta dei rifiuti, diciamo di recente a quanto ho capito, con un bando di gara che può essere, diciamo, discutibile dal punto di vista sia tecnico che anche dal punto di vista procedurale. Purtroppo voi vi trovate in una situazione particolare che è anche quella di un commissariamento della giunta comunale, non c'è più il sindaco e il commissario straordinario credo che non ha fatto nient'altro che applicare quello che ha trovato, diciamo, già organizzato e quindi ha dato soltanto mandato agli uffici di procedere per l'affidamento. Di conseguenza non credo che sia un problema che adesso può essere risolto da questo punto di vista, perché in una fase commissariale la politica non può dare il suo peso, non può contribuire alle decisioni e quindi diciamo che il momento non è dei migliori per poter dare il proprio contributo. Sicuramente il vostro contributo al PSA è fondamentale perché nella redazione di un piano strutturale, quindi dove si va a decidere in parole povere quale sarà il modello di città dei nostri figli, del nostro futuro, tener conto della gestione dei rifiuti è una cosa fondamentale. Una cosa fondamentale perché ormai siamo arrivati ad un punto in cui la gestione dei rifiuti è importante perché sennò ci ricoprono. Ci ricoprono anche oltre la testa perché ne produciamo tante e in modo molto disordinato. Quindi la raccolta differenziata fa risparmiare, ma quando ci sono le condizioni potrà risparmiare. In questo momento in Calabria, forse diceva bene lui prima, qui nel comprensorio c'è qualche impianto di recupero come per recupero della plastica, quella dell'ingegnere Coletti che abbiamo conosciuto l'altra volta. C'è un impianto di compostaggio gestito a Bucita da parte del commissario per la raccolta del lume. Quindi voi siete i più fortunati da questo punto di vista, ma noi, il comprensorio del Pollino, siamo proprio fuori dal mondo, perché gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti non ci sono e consumiamo e spendiamo tanti più soldi per portarli in altre zone. Però questo non ci deve, diciamo, demoralizzare, perché comunque fare la raccolta differenziata è un bene per noi, per i nostri figli, perché il futuro lo lasciamo a loro e non ci saremo noi ogni giorno. Quindi non possiamo essere noi i responsabili dei danni per i nostri figli. Produce annualmente circa 17 milioni di tonnellate di rifiuti solidi urbani. 17.000 tonnellate. 17.000 tonnellate.
e su questo non si discute. Ora, conferire in discarica questo quantitativo ci costa solo per il conferimento 1.600.000 euro. Giusto? Allora, se noi pensiamo a una raccolta differenziata del 70% in 3 anni, che non, va lavorato, ma non è un dato alienante, voglio dire. Ragioniamo con un numero, diciamo, che ci permette di fare i calcoli velocemente al 50%. Al 50%. Al 50% vuol dire risparmiare di conferimento 800.000 euro. Ora, non credo che con questi, se alziamo la cifra da 50 a 60 a 70, io credo che da questi soldi risparmiati e dalla vendita dei materiali, perché i materiali non sono rifiuti per cui dobbiamo pagare la discarica, ma sono rifiuti che noi possiamo vendere e guadagnare in qualche misura, noi abbiamo fatto un conto che sicuramente si riuscirebbe a coprire questo, questa unità, queste 60-70 unità lavorative in più con questo costo, e addirittura potrebbe rimanere qualcosa. Ma se prima abbiamo detto che noi di sei, se vogliamo riconiugare queste parole, quindi di legalità ne abbiamo parlato, di ecologia ne abbiamo parlato, di giustizia sociale, mi sembra che 70 posti, 60-70 posti di lavoro coperti appunto con questo ricavato del mancato conferimento e della vendita dei materiali potrebbero, no, non comporterebbero quei, quel, diciamo, disavanzo di cassa da parte dell'amministrazione comunale. Se poi a maggior ragione si fanno investimenti regionali, non su inceneritori, non su separatori molecolari, non su altre cose, ma su impianti e fabbriche per la lavorazione sul territorio, e soprattutto spese non di trasporto, risparmio sulle spese di trasporto, quindi avere anche delle piccole discariche per quel 20, 30, 40% di non differenziato, probabilmente con i costi centreremo e probabilmente si arriverebbe anche a ridurre queste spese. Quindi questo è Questa è una città dove fino a pochi mesi fa non fosse stato per Sinistra Ecologia e Libertà si parlava tranquillamente di discarica prima che arrivasse il commissariamento, perché la politica in questa città è stata commissariata da alcuni padroni del vapore o del cemento. Quindi quando arriva questo pugno nell'occhio è del tutto evidente come provocatoriamente ha fatto Biagio nel dire ci sarà Saviano, e che effettivamente vai a scomporre degli equilibri di buon vicinato, perché qui, emulando un ministro di questa Repubblica, si dice bene, alla fine ci dobbiamo pure abituare a convivere con le forze della criminalità organizzata. Diceva un ministro di questa Repubblica, abbiamo scoperto anche dalle ultime intercettazioni, e abbiamo scoperto da quello che si muove a nord, che magari da un punto di vista sottolineavano la cultura dei galli boi, ma dall'altro facevano affari costanti e permanenti con, diciamo, la parte meno presentabile della Calabria, quella che gli affari che fa appunto ovunque ci sia commercio, economia e commercio. Allora sappiamo bene quindi che c'è una questione di natura politica per cui si privilegiano le discariche, si privilegiano le ipotesi di termovalorizzatori, si privilegia tutto quello che voi avete detto essere non soltanto inutile, bensì dannoso. Ma questo, vedete, dimostra, e lo vogliamo dire alla città, a quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, il problema di quelli che hanno un problema poi di tutta la Calabria. Se noi non decliniamo quelle parole che sentiamo spesso in campagna elettorale, nei convegni, ci dicono tutti sviluppo ed occupazione, sviluppo che non si declina. Qual è lo sviluppo? È quello che ormai sappiamo tutti, anche delle parole che sono venute, non solo dalle testimonianze che ci sono state qui, ma anche da chi amministra costantemente la vita di una comunità importante e sovrapponibile, anche se più piccola, anche per la funzione che ha, che è Castrovillari, e quindi che indicano concretamente come l'ingegnere, che peraltro ha collaborato anche in altre esperienze, il giovane da Bianco Romano, e quindi che concretamente dimostrano come dovrebbe, diciamo, agire poi nel concreto un comune, e che non è cosa impossibile, perché se è stata realizzata a Castrovillari, è stata realizzata in tante altre realtà, si potrebbe realizzare tranquillamente anche a Comignano. Allora il punto è questo,
e lo diciamo e lo sottolineiamo con tranquillità, non c'è la volontà politica in questa regione, non c'è la volontà politica. Questa è una regione in cui la unica vera grande emergenza che riguarda l'ambiente è il commissariamento, è una riattura il commissariamento di questa regione, perché si sono sviluppate su quella questione più inchieste da parte delle varie procure della Repubblica di questa regione, che lambiscono quasi quasi e se la vedono con tutta un'altra serie di questioni che riguardano la legalità. Il problema, allora io mi chiedo, è possibile che noi dobbiamo dipendere dal commissariamento di una funzione che dovrebbe essere delegata ai cittadini che vanno a scegliere sull'aspetto più importante per questa regione? Allora cosa vogliamo fare noi a Corigliano? Quando sentiamo parlare di sviluppo, di occupazione, di turismo, quando sentiamo parlare di recupero dei centri storici, quando sentiamo parlare della costruzione di un'ipotesi differente che si metta anche in alternativa rispetto a dei modelli che sono stati fallimentari, e la presenza dei giovani qui che vivono nella precarietà di senso, come direbbe Biagio, e la testimonianza diretta, bene, è nella mia voce della piccola e ripartire. In questa città noi vogliamo farlo come esiste solo civile, forzando quel senso comune, forzando, cioè l'idea che dobbiamo abituarci, ma forzando anche un pochino che i programmi vanno qui inutili, perché io vorrei capire se anche una buona parte di persone che condividono con me la sensibilità di fondo che ti porta a militare, diciamo così, in un campo che sarebbe quello del centro-sinistra, non per il fatto di un'assenza temporanea di questa sera, ma di un'assenza costante del tempo, ripeto, rispetto a queste problematiche. Vedo qui per esempio un movimento che viene dal Basso Ionio e ha fatto molto di più quel movimento che tante persone delegate rispetto alla discarica di Scala Cielo di cui stiamo parlando. E allora in conclusione due punti, perché questo deve essere un debutto, come dicevo nel 68, deve essere un debutto, però sarà per un'articolazione mia ideale, sarà anche per il fatto che viene ispirato a mia mente, alcuni poteri decisionali non vengono capitati dai cittadini. Paradossalmente in questo senso l'Europa dei banchieri ci dà delle indicazioni positive, in questo. Però quando la danno positiva ci pensiamo noi, non qui, l'ingegnere e il nostro giovane sono stati talmente generosi, il giovane e il governo sono stati talmente eloquenti, sono stati presi da Fabio, da Biagio, c'è diciamo, una griglia legislativa che ti dà una spinta. Certamente se chiediamo a qualsiasi cittadino di Corigliano, tu ritieni che potremmo arrivare a quelle medie di cui si parlava da maggio a dicembre, beh, credo proprio che mi sembra di riaprire i libri di Tommaso Campanella qua, la città del sole, ma non solo, ma se oggi leggiamo oggi i giornali, che scopriamo a maggio? E qui il super presidente Scopellini e il diretto interessato alla questione del turismo, scopriamo che a Cosola, a Crotone, c'è una, diciamo così, una problematica che ti dice una roba di questa natura, che quando arriva l'acqua in quel depuratore ne esce più inquinata di come c'è entrata. È la prima dritto dritto per andare di Pitagora, per intenderci. E allora io con questo biglietto da visita, oggi 12 maggio, ti do urbi ed orbi, venite in Calabria perché oltre a non offrirvi infrastrutture e servizi, oltre ad avere tutto quello che vi dico, oltre a farvi sfidare la 106, e beh, se amate che vi si alza l'adrenalina, potete sfidare tranquillamente senza farvi la parigina cara, oltre a tutte le cose che magari mentre state pranzando o cenando con le vostre famiglie potete assistere in diretta a una sparatoria, come così, oltre a tutto questo, bene, vi diamo pure un male che non è pulito. E c'è stato il presidente della provincia, di questa provincia, voglio dire, che ha detto che lui 3 anni fa avremmo avuto l'opportunità di bere l'acqua, diciamo, del Tirreno. Ora io voglio bene a questa provincia e mi permetto di sconsigliare attivamente agire in questo senso, perché poi alla fine noi siamo meridionali, ci teniamo alla salute, voglio dire, chi ci la presenta e sarebbe opportuno che chi ci la presenta ci pensa soprattutto alla salute del governo. Sviluppa l'occupazione, Biagio qui forse l'ha sottolineato, vedete, solo in questa città noi riusciremo a creare immediatamente dai 60 agli 80 posti di lavoro, perché tra l'altro si parla pure di questo, non è una questione diciamo utopica di chi vorrebbe ripristinare un paradiso terrestre dove peraltro voi sapete ce lo siamo giocati, e forse vorrei dirlo ai miei cittadini così interessati diciamo alla cultura pascoliana, familistica, ci mettono pure dei amici magari in mezzo, in
Bene, io vorrei invece riprendere l'idea che mi dava un collega di viaggio, di Eric Fromm. La storia dell'umanità è iniziata con un atto di disobbedienza. È iniziata paradossalmente, curiosamente e significativamente col fatto che la donna decise di non obbedire a chi gli aveva detto di non toccare quel frutto. La mitologia di chi crede, sappiamo che ha identificato questo con l'idea del peccato, ma laicamente noi diciamo che quello è stato il primo atto di libertà che è venuto da una donna. Questo messaggio che vorrei lanciare soprattutto alle donne della mia città è che bisogna disobbedire. Quello era l'albero della conoscenza. Qualcuno che comanda ci vuole idioti, ci vuole proni e ci vuole supini. Ci vuole pronti ad allenare i nostri muscoli nella palestra ed è anche per questo che continuo a non perdere peso, proprio per l'aspetto che cresce. Ma bene, alleniamo invece l'intelligenza. Se questa sera ha dato un piccolissimo contributo, torneremo il 19 e io vi invito, se c'è l'opportunità di venire, nonostante la Coppa Campione, che alla fine sarà pure importante, a Penace, perché vedete, lì parleremo invece del lavoro, parleranno i diretti protagonisti, parleranno i ragazzi che fanno i barbisti d'estate, parleranno i ragazzi che hanno studiato e che magari ora sono costretti a lavorare in call center per 400-500 euro. Qui per esempio tra le altre perle di questa città ne hanno aperto uno e l'hanno chiuso nell'arco di una campagna elettorale, cioè con, nessuno l'ha saputo, ma erano soprattutto quelli che poi hanno dovuto dare evidentemente quel consenso temporaneo. Poi c'è si creata la disillusione e questo crea fratture poi nella tenuta democratica di una comunità. Ma siccome senza scivolare troppo in un meccanismo che non mi appartiene, anche se è andato pure da parte della sinistra, io direi a questi cittadini di perdonare ma di ricordare bene le loro facce quando si ripresenteranno, facce di bronzo generalmente, perché avranno il coraggio di ripresentarsi e di ripromettere, quindi spediteli a mente. E allora questo atto di disobbedienza deve essere un atto di disobbedienza forte che facciamo contro una cultura, e la cultura della morte contro la cultura della vita. Chi distrugge l'ambiente, e non per scomodare il solito proverbio indiano che è stato ripreso qui dal collega Marino, ma ricordiamoci che questo mondo ce l'abbiamo non avuto da qualcuno che ci ha preceduto, ma ce l'abbiamo investito da chi verrà dopo. E allora tuteliamo, ma soprattutto è l'incompatibilità che si muove su due corpi. Uno lo spiegheremo la prossima settimana, tra due settimane, a Penace, e diremo che le ingiustizie, la precarietà non dipendono solo dalla cattiva politica, anzi, mai come ora, negli ultimi 20 anni in Europa la politica non c'è stata, comanda l'economico, quindi dobbiamo esercitare la critica verso l'economia, l'altro corno è la compatibilità stessa con la vita. Vedete, mentre ci riempiono la strada dei rifiuti, mentre ci terrorizzano perché all'ultimo minuto arrivano con le idee delle discariche, guardate bene che il disegno è uguale, questo è un mondo che non solo espelle dalla possibilità di vita chi non fa parte delle poche nazioni industrializzate, non soltanto come ci insegnano i comboniani, ci sono maree di rifiuti dove i bambini, quelli che muoiono ogni 7 secondi, facciamo il calcolo, i bambini sono morti ciclicamente in questo momento, ma questo è un mondo che non può permettersi la vita biologica, ma contestualmente per la stessa barbarie qualcuno ha proposto di brevettare addirittura il DNA. Quindi capiamo di che cosa parliamo in questo contesto, è tutto un insieme. Io il mio futuro lo guardo nel movimento dei ragazzi italiani, non è nella antipolitica, ma nel riprendere la politica anche fuori dai partiti, perché i partiti sono un momento, non sono il momento della politica, di stimolarli. E attraverso queste battaglie noi vorremmo dire, come nave pirata che siamo ormai, Sel di Corigliano, di Carlo Pezzati, di Cassano, questa Sel dello Ionio che è così poco partito e così tanto movimento, perché non vogliamo, questo è un insegnamento che ho avuto quando ero ragazzo, ridurci al cretinismo parlamentare o parlaio che caratterizza tante persone che una volta che si sono spucciti di dosso la polvere che si è stanziata sui loro vestiti e la rinnegano pur venendo dai ceti popolari soltanto perché si sono messi un po' di prova nelle scarpe. Bene, io voglio tornare ad essere parte di quel popolo, voglio che quello che ci ha insegnato l'ingegnere, quello che ci hanno insegnato i ragazzi, quelli del movimento, tornano ad essere un unico blocco sociale da contrapporre. In questo viaggio dobbiamo riprendere un discorso. Questo è solo un primo passo, ma se la disattenzione ha potuto per un attimo dare al mio segretario di circolo uno scoraggiamento, ricordati Alberto, che un grande della nostra storia ha detto che un piccolo fiammifero può accendere una grande prateria. Non è molto ecologico, ma diciamo.